Enorme del pubblico, dell'allenatore, ma soprattutto dei protagonisti. È un momento meraviglioso, potremmo anche lasciar parlare le immagini, la gioia negli occhi dei vincenti, dei vittoriosi di questa Coppa meravigliosa, un momento unico, indimenticabile. Momento che cambia la vita di qualsiasi giocatore, che è il sogno di qualsiasi giovane calciatore. E ci siamo, adesso ci siamo con il podio, con tutto il cerimoniale, con la musica magica di questa competizione, con la coppa, con le grandi orecchie, con i tifosi da casa, anche quelli che non si vedono e che non si sentono qui, che certamente staranno celebrando, staranno aspettando questo momento con questi giocatori, Stefano. Ed è una gioia legittima, perché è frutto di tanti sacrifici, coronamento di tanto lavoro e che ha portato a questa immensa, enorme, indimenticabile gioia che resterà scolpita nel ricordo, nei momenti di ogni giocatore. È la Champions, non c'è nulla più grande di lei per questi giocatori che vanno a godersi il trionfo, che vanno ad abbracciare la Coppa con le grandi orecchie. È il momento in cui la Champions viene mostrata al pubblico, viene quasi offerta al pubblico. E fanno bene, perché riconosco i meriti dei tifosi che sono stati straordinari nell'accompagnare, nel sostenere in ogni momento, anche nei momenti più difficili, tutti i giocatori. Alla fine la soddisfazione è reciproca ed è enorme, ed è un momento che è già nella storia del calcio questo. Ci sono i flash dei fotografi e beh, insomma, questo è il momento della festa più sfrenata. Meraviglioso, la foto ricordo, e la faccio che anch'io. Mi pare sugli almanacchi. Fammela fare, perché è una sensazione meravigliosa, un'atmosfera indescrivibile. Quella che rimane sugli almanacchi e che riempie ovviamente le prime pagine dei giornali, la loro festa.